link lavoro tra... e calcio. Un giorno il ministro Poletti disse che insomma era utile fare relazioni e andare a giocare anche a calcetto per farsi conoscere e trovare lavoro, e tengo insieme anche gli immigrati perché domani cominciano dalle parti di Modena, lì dove Vasco Rossi suonò poche ore fa, il grande campionato mondiale antirazzista. Sì, e sì. Questo è il link, pensavo fosse Donnarumma che rinuncia alla maturità e è andato in vacanza. I mondiali antirazzisti. Bravo Ciri, questa la sapeva, Donnarumma, che bene. No, oggi mi hanno rubato il corriere al bar, sono andato alle 7:05, arrivo il signore, mi ha preso il corriere, ho letto la Gazzetta dello Sport, dal nervosismo. Questi sono grandi era cambiamenti. E allora al telefono con noi un uomo che è lì e sta organizzando e gonfiando i palloni per l'arrivo delle 220 squadre, Carlo Balestri. Balestri, buonasera. Buonasera. Dobbiamo dire che Modena, dopo il piccolo evento di sabato, ne sta per vivere un altro più grande e più importante, i mondiali antirazzisti. Quando si comincia, di preciso? Si comincia la parte sportiva il 6 luglio. I mondiali cominciano domani, che è il 5 luglio, e durano poi fino al 9 luglio. Però i campi stanno per essere montati adesso, e altro che San Siro. Noi abbiamo un prato incredibile che ci ha prestato un contadino in cui facciamo 15 campi da calcio. Ecco Carlo, sono 220 squadre, diciamo, non tutte di calcio, perché sono molti gli sport che voi praticate, sì. Giusto? Sono 174 squadre di calcio e arrivano delle... squadre che molte di queste attrezzate per l'occasione, cioè nel senso che di solito non è che fanno dei campionati, la maggior parte sono miste, arrivano un po' da tutto il mondo, abbiamo per cui anche dei gruppi che arrivano dall'Ucraina, dalla Turchia, dal Portogallo, dalla Germania, eccetera, 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 e li facciamo giocare in questo pratone, giocano 7 contro 7 in 15 campi. C'è anche l'Associazione Italiana Calciatori, per cui non abbiamo Donnarumma, ma abbiamo Damiano Tommasi. Beh, insomma, che non è da meno. Infatti. Carlo, da dove arrivano i giocatori? Chi sono i giocatori? I giocatori sono... noi li abbiamo chiamati mondiali antirazzisti, che poi adesso bisognerebbe anche chiamare i mondiali contro tutte le discriminazioni, per cui arrivano un po' dappertutto, arrivano anche da dei campi dei rifugiati, perché ci sono anche varie squadre dei rifugiati, ci sono associazioni, cioè c'è anche Amnesty che gioca piuttosto che Emergency, ci sono poi dei gruppi spontanei di amici, ci sono dei tifosi di calcio, ci sono centri sociali, c'è il mondo. Mancano il giusto mondo i radiofonici, esatto. Diciamo che anche loro spesso sono vittime di discriminazioni, infatti. Di molta violenza. Sono anche gli amministratori. Cioè, addirittura. Ma abbiamo capito che organizzativamente, cioè, voi cominciate fra un paio di giorni e poi si gioca, ognuno gioca come viene, e poi il 9 luglio fate i calci di rigore e la chiudete lì. Sì, la chiudiamo, sì, è l'8 luglio, la sera, ci sono i calci di rigore dai quarti di finale in poi, perché abbiamo capito, visto che il nostro è il torneo meno competitivo del mondo, che alla fine, da un certo punto in poi, visto che l'agonismo potrebbe vincere, perché chi arriva in fondo dopo una marea di partite ha voglia anche di vincere la cosa, abbiamo deciso di fare calci di rigore. Questo è bello. Ed è accettata da tutti. Abbiamo anche porte molto differenti, per cui non è mai uguale il calcio di rigore. Cioè la gente viene lì, fa delle partite di pallavolo e poi la finale è calci di rigore a te. Però è bello, perché il razzismo in fondo è una forma di competizione esasperata. Noi siamo bianchi, siamo meglio dei neri. No, si gioca come viene e poi calcio di rigore. Sì, ci sono dei segreti qua, che chi vuole venire a tre, in effetti... Il portiere è quello che conta di più, non lo sanno molti, quando arrivano in fondo capiscono che è il portiere. Infatti anche quest'anno che l'Associazione Italiana Calciatori viene con lo spirito giusto, con una squadra mista e così via, e ci ha già detto che vorrebbe vincere il torneo, noi non glielo faremo vincere. Vediamo, grazie mille. L'ultima cosa logistica, perché ho visto delle foto, i campi si distinguono uno dall'altro perché il bordo lo fa della gente che griglia, se non mi ricordo male. Sì, che griglia, che beve anche del buon Lambrusco. È un momento di gioco, di divertimento, per cui c'è anche la parte gastronomica che la fa da padrone. Cioè. Carlo, ne parliamo col GR Sport, ma di fatto lo seguiremo tutto noi. Grazie mille. Arrivederci. Carlo Balestri, cominciano i mondiali antirazzisti.